Solitamente vi do notizie che i TG non danno, stavolta invece ve ne do una che hanno dato tutti i TG in coro, quelli della RAI, manco fossimo in Corea del Nord in stile di propaganda. Come saprete, la Premier Meloni ha realizzato quel video marchetta dentro Palazzo Chigi per fare propaganda sulle trionfalistiche decisioni del governo in merito al taglio del cuneo fiscale e altre amenità per le quali di sostanza ce n'è davvero poca. Nel video la Presidente del Consiglio si fa inquadrare in piano americano e avanza di passo nell'intento di trasmettere sicurezza e decisione, per poi accedere nel salone del Consiglio dei Ministri, tutti muti prestati a coreografia al video promozionale. Il tutto come è già accaduto nel recente passato, senza conferenza stampa, per evitare le domande dei giornalisti. Ma quel che più colpisce è il resoconto che ha dato di questa marchetta il primo telegiornale italiano nell'edizione più vista, quella delle 20, il TG1. Quello della RAI per la quale paghiamo il canone obbligatorio. Ebbene, il TG ha ripetuto a pappagallo le frasi di propaganda della Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto lavoro. Meloni è il taglio delle tasse più importante degli ultimi decenni. Ed è falsissimo. Eppure il TG1 non solo lo dice, ma non smentisce con una verifica dei numeri riferiti al passato, con i quali smaschererebbe in pochi secondi le frasi di propaganda della Premier. Niente, sono stati più di 7 minuti di TG dedicati al decreto lavoro. Non solo, nel primo servizio è apparsa la madre di Lorenzo Parelli, lo studente morto l'anno scorso durante uno stage sul lavoro. Ebbene, il TG1 ha usato le parole di cordoglio di quella madre disperata per agganciare con tono di propaganda l'istituzione di un fondo di risarcimento. Se Lorenzo fosse qui oggi, ci direbbe che la vita è la cosa più sacra che abbiamo. Grazie a tutti. È proprio a sostegno dei familiari degli studenti vittime di infortuni come quello di Lorenzo, il governo ha istituito oggi un fondo risarcimento. Ecco, un'informazione di questo spessore in un paese che non legge di certo non contribuisce alla causa del diritto dei cittadini di essere correttamente informati. Semplicemente siamo a un giornalismo da riporto che in ginocchio amplifica la propaganda col solo intento di sopravvivere alla crisi dell'editoria e di tirare a campare, con effetti purtroppo disastrosi sulla consapevolezza pubblica della realtà politica italiana. E questo è lo stato comatoso della nostra televisione, di quella che dovrebbe essere nei fatti una democrazia europea occidentale, ma che a quanto pare è un sultanato privato dove i partiti mettono a regime quei quattro giornalisti che devono pagare sulla TV pubblica. È davvero una tristezza.